risposta paradossale. E io ho concordato con lui. E io ho detto, guardi, sono d'accordo con lei che è assolutamente paradossale. E allora ha detto Masi che adesso chiamava, interveniva, perché qualcuno vi scorti, non so dove, qui, non so dove deve scortare, perché vi venga dato l'accesso. Adesso con Vita avvertiamo anche il presidente Garimberti, anzi lo avverto io di questa svolta positiva e importante di... sulla questione bagno. Sì, non vedeva l'ora, anzi l'avrebbe incontrato oggi, però peccato che nessuno gliel'ha detto, sì. Sì, peccato. Sì, peccato, adesso è fuori, c'è da fare. Però domani mattina lui sicuramente. Nel frattempo vi apre le toilette. Siete contenti? Già è una cosa. Ah? Bravo. Siete contenti? Sì. Poi io. Ma tu fai come ti pare, cioè nelle cose non violente nessuno impone niente a nessuno e ognuno sceglie per sé. Bene. Va bene, adesso avvertiamo Garimberti, eh? Ciao! Ciao! Yeah. Aspetta. Mi mandata la registrazione. Sì, Emma Bonino, buonasera. Buonasera. Mi aiuta a cercare il presidente Garimberti? Grazie. Voi mi aiutate con una sigaretta? Sì. Sigaretta? Ah, vabbè. Tocca fare sempre no, tutto da me, aspetta. Questa è la verità. Ecco. Perché anche tu che sei rimasta solo te a fumare. Tutto da me devo fare. C'ho anche un posacenere portato. C'hai un telefono che ti squilla. Ah no. Sono io. La batteria. No. La musica mia. Ah, alla 7? Ma che ti ridi? Io vorrei capire perché ridi. Perché vedo la tua determinazione. Sì, sono una vera leader. È vero, sono una vera leader assoluta. Assoluta. Fuori classe. C'era Lupi che mi parlava addosso. Non importa. Fa niente. E poi hanno fatto, glielo dico dopo, spioni. Volete essere spiati? No. Questo sarà andato in discoteca. Dobbiamo scrivere un libro, campagna elettorale con i radicali, pensieri e prospettive. Brevi cenni sull'universo. Sì. Conquistate il diritto. Va bene, comunque perlomeno è avvertito, diciamo, un membro della famiglia. Il figlio, va benissimo. Semmai io la disturbo tra un po', così era solo per... Grazie, sì sì, grazie, buonasera. Il presidente è impegnato, ma il figlio ha preso la chiamata e mi farà chiamare... Rita, la vedi? Rimorchia qualcuno. Io voglio capire se hanno chiesto di andare in bagno. No, c'è Sefina proprio, va. Rita! Fa campagna elettorale. Non credo. Non credo. Rita! Oh. Sì. Hai fatto qualche verifica? Cioè c'è il pensato della coppa per fare un possibile riconoscere. Ah certo. Lei. Io sto qua. Ciao.
Siamo in presenza di atteggiamenti e comportamenti codificati, ripetuti del direttore generale, e quindi abbiamo un ostacolo davanti molto preciso per quanto riguarda l'azienda. Per questo l'azione non violenta, se avessero già risolto ovviamente ognuno più volentieri sta a casa, diciamo così. Berlusconi comunque è presidente del Consiglio, non è normale che sia più presente degli altri? Ma il problema è A, senza contraddittorio, B, la questione del più presente, quando siamo a telefonate in diretta infinite, cioè siamo un Presidente del Consiglio che fa il telefonista invece di fare il Presidente del Consiglio, siamo a dei dati, come avete visto, che riguardano lui senza contraddittorio, ai quali dati vanno aggiunte tutte le presenze della coalizione, quindi è evidente, e il rispetto di un minimo di contraddittorio, un minimo di equilibrio, se lo pone persino la GCOM, che non è esattamente un covo di Tupamaros radicali, ma è un'istituzione peraltro da loro controllata, nei modi sappiamo anche come la controllavano. Beh, io penso che evidentemente anche la GCOM si rende conto che è stato superato proprio il limite della tollerabilità. Non è una novità, è già successo in tutte le altre campagne elettorali, credo però che va sempre peggiorando, nel senso che evidentemente il Presidente del Consiglio sa perfettamente che funziona per attirare il consenso, altrimenti ovviamente non lo farebbe, visto che si suppone abbia altro da fare. Ora, io credo che, adesso non so cosa si inventerà come scoop finale, visto che la promessa di abbassare le tasse le ha sempre alzate, quindi magari quella non funziona più, se ne inventerà un'altra. Ma detto questo, il nostro problema è un altro. Il problema è che in campagna elettorale in particolare si ricopre un periodo di grandissima sensibilità, come è evidente. Quindi nessuno toglie le prerogative al Presidente del Consiglio, ma c'è un limite nella misura, anzi nella dismisura, che è stata ampliata e che probabilmente rischia di andare avanti così fino a lunedì, perché evidentemente il Presidente del Consiglio pretenderà che il silenzio stampa riguarda gli altri e non riguarda lui, di tutta evidenza. Sicché noi le abbiamo tentate tutte, con le denunce, le non denunce, le decisioni alla GCOM arrivano sempre tardi, peraltro segnalo che quelle sono decisioni della GCOM relativo a un periodo che è 14 marzo, 20 marzo, ancora non ha visto gli ultimi dati degli ultimi giorni che noi invece siamo disponibili ampiamente a fornire. Di che cifre parliamo? Beh, questi sono i dati, io non voglio dare i numeri, preferisco dare le cifre e il centro d'ascolto è a disposizione per darveli in modo molto accurato, ma è indubbio che si sono aggravate, tant'è che le due telefonate, una di 8 minuti e l'altra di non so quando, sono state proprio di questi giorni. Grazie mille. Prego.